In città la delibera sulle unioni civili continua a far discutere, la delibera molto probabilmente andrà in aula il prossimo giovedì e da Palazzo degli Elefanti oggi a dire la sua anche il consigliere di Grande Catania Giuseppe Castiglione. Sentite. Parliamo della delibera sulle unioni civili, lei dice che è una delibera incompleta e per questo va modificata, perché? Allora, ognuno consigliere del gruppo di Grande Catania è libero di scegliere la delibera e di votarla a modo proprio. Io parlo a nome personale e credo che la delibera sia incompleta perché alla fine è un copia e incolla di quello che è successo nelle altre città. Il problema è stare nella maggioranza perché il sindaco Bianco, volevo ricordare, che nel programma aveva inserito le unioni civili. Questo invece da parte di alcuni consiglieri della maggioranza non accade perché alla fine non vogliono votarla. Il sindaco come sempre fa sempre conferenze stampa, decide di portare queste delibere in consiglio, non ha mai parlato con i consiglieri della maggioranza, figuriamoci con quella dell'opposizione. Io credo che in questa maniera questa delibera non si possa votare. Dovremmo fare degli emendamenti, dovremmo vederla, è un po' incompleta, dovremmo sapere i diritti e doveri che hanno tutti quanti. Lei ha detto che noi non siamo la stampella dell'amministrazione. Perché noi ogni volta che ci sono consigli comunali sappiamo e vediamo benissimo, credo che l'avete visto pure voi anche come giornalisti, anche se il sindaco e l'amministrazione ha due terzi del consiglio comunale, ogni volta se l'opposizione non è presente manca sempre il numero legale.